Ben ritrovati con il classico appuntamento della domenica sera su Telesveva, risultati e classifiche per rivivere tutto il weekend sportivo, in particolare di calcio e calcio a 5. Partiamo subitissimo dalla Serie D, girone H, ottava giornata, una giornata in cui diversi sono stati i verdetti importanti, a partire dalla conferma del Picerno in vetta alla classifica e dal tracollo interno dell'Altamura che perde in casa per 3-0 contro il Sorrento. Bene invece la Fidelis, che continua a stupire e vince la sua terza gara consecutiva, questa volta tra le mura amiche contro il Pomigliano. Sospesa invece il match di Fasano, tra Fasano e Taranto, per un infortunio all'arbitro, ma andiamo a vedere nel dettaglio i risultati e la classifica di questo ottavo turno. Fasano Taranto sospesa, come detto, per infortunio all'arbitro. Nola Bitonto 3-1, Fidelis Andria Pomigliano 2-0, Gelbison Ercolanese 0-0, Gravina Picerno 0-2, Nardò Francavilla 1-0, Sarnese Gragnano 2-0, Team Altamura Sorrento 0-3, Savoia Audace Cerignola 0-2. In classifica, come detto, continua la marcia solitaria in vetta del Picerno con 18 punti, ma a seguire c'è l'Audace Cerignola con 17, poi un terzetto con Fidelis Andria, Team Altamura e Taranto 14 punti, Fasano, Gelbison e Bitonto 12, Nardò, Gravina e Sarnese 11, Francavilla e Insigni 10, Savoia e Sorrento 9, Nola 7, Pomigliano 5, chiudono Gragnano ed Ercolanese con 4 punti. Sono davvero tantissimi i gol e gli highlights di questa domenica, oltre alle voci proprio di questa ottava giornata del girone H della Serie D. Andiamoceli a guardare. 1-2 micidiale di Adamo e la Fidelis batte nel finale di gara un ostico Pomigliano, portando a 5 le gare con risultati utili consecutivi. Terzo successo di fila e classifica che sorride agli uomini di Potenza. Fidelis con una pedina importante in meno. Capitan Iannini è costretto al forfè per un infortunio patito nella rifinitura. Si torna al 3-4-3 per il tecnico Alessandro Potenza, che sceglie di dare fiducia a Manno in avanti assieme a Cristaldi e Bozic. A centrocampo invece spazio a Piperis dal primo minuto. Per il Pomigliano di Renato Cioffi un 3-5-2 con difesa esperta composta da Ferraro, Imparato e Picascia. In attacco invece spazio per l'Andriese Suriano in coppia con Girardi. 10 minuti di studio, poi la formazione di Potenza aumenta i giri ed avanza il baricentro con combinazioni rapide e senza mai lanciar palla. Bozic avvia per Paparusso, che da sinistra crossa per Cristaldi, ma la difesa riesce in qualche modo a liberare. Un solo minuto e da una mischia in aria ven fuori un tiro potente di Cristaldi, che Caparro però è bravissimo, distinto, a deviare in angolo. Al 17esimo poi è sempre Fidelis con Bozic a liberarsi bene al limite, ma il tiro è alto. La gara però si anestetizza ed il lungo possesso pallandriese non si concretizza in azioni pericolose. Il Pomigliano si difende con ordine, con tanta densità a centrocampo, e prova anche una sortita offensiva, la prima del match, al 43esimo, quando Suriano si libera bene sulla destra e calcia potente ma impreciso dal limite dell'area di rigore. Dagli spogliatoi non torna in campo Manno per la Fidelis ed al suo posto c'è Petruccelli. Si torna al 3-5-2. Cioffi invece opta per un doppio cambio con Cherillo e Labriola per Cameni e Suriano, e la squadra di casa ci prova subito con una occasionissima. 10 minuti di gioco ed è perfetta azione nello stretto tra Petruccelli e Bozic a permettere l'assist giusto sulla corsa a Cristaldi, che solo davanti a Caparo si fa ipnotizzare ed intercettare il tiro a botta sicura. Ma anche il Pomigliano ha l'occasione giusta per passare dopo esattamente 6 minuti, e Petruccelli a sbagliare lo stop da ultimo uomo e mette in movimento Menna, su cui Zinfollino è perfetto nell'uscita. Poi, girandola di cambi, si fa anche male alla mezz'ora Ivan Bozic per un'entrataccia di Imparato, e dal 36esimo ci riprovano i padroni di casa grazie ad una bella azione in velocità di Stranges per Adamo, che a tu per tu con Caparro da posizione defilata si fa respingere la conclusione in angolo, ma il vantaggio è nell'aria ed arriva per i padroni di casa 3 minuti più tardi. Azione fotocopia da destra con Stranges per Adamo, questa volta abile a battere l'estremo difensore ospite con un perfetto destro sotto l'incrocio. 5 minuti di recupero ed il Pomigliano si scopre. Ne approfittano i padroni di casa, che al quarto minuto di recupero trovano la via giusta verso il raddoppio. Aina conquista palla a centrocampo e serve sulla corsa a Adamo, velocissimo ed abile a battere l'estremo difensore ospite in diagonale. È la chiusura del match tra applausi e cori.
per una Fidelis che ritrova piano piano anche il suo importante pubblico in vista del derbissimo di domenica prossima contro il Cerignola. Una Fidelis camaleontica, ha cambiato diverse volte modulo e soprattutto questa vittoria arriva anche dalla panchina, quindi diciamo questo serve sicuramente a dare ulteriore fiducia a questa squadra che ha più di 11 giocatori titolari. Ma io lo dicevo ieri in conferenza stampa, la realtà è che in questo momento inizia ad andare in difficoltà. Oggi io ho giocato a calcio, oggi è stata veramente difficile perché ho mandato 4 giocatori in tribuna, mi doleva il cuore, purtroppo il mio ruolo è proprio quello di fare delle scelte, proprio perché mi stanno mettendo in difficoltà, tra scegliere i titolari, anche quelli che devono andare in panchina. Questo sicuramente è positivo per la crescita della squadra, fermo restando che poi la gatta da pelare aspetta a me. In settimana guarderà la classifica o no? No, io dimmi, io voglio godermi insieme alla squadra quella che sarà una partita spettacolare domenica a Cerignola, una delle candidate a vincere il campionato, che sono formidabili, giocatori pazzeschi. Noi andiamo là con grande umiltà, come abbiamo sempre fatto, cercando di vendere cara la pelle, ma la classifica, voglio dire, la facciamo guardare agli altri, noi dobbiamo salvarci. Il pari era quasi cosa fatta, poi questa ultima doppietta insomma di Adamo ha un po' rotto questo schema. Guarda, il secondo gol non lo tengo in considerazione perché era normale, mancava 30 secondi alla fine, quindi eravamo tutti rivolti verso l'attacco. L'Andria è un'ottima squadra, l'ha dimostrato non solo contro di noi ma anche nelle partite precedenti, quindi noi sapevamo dell'importanza di questa squadra per come giocava, per i giocatori che ha, quindi era una partita difficile, sapevamo che dovevamo soffrire. Secondo me nella parte migliore dell'Andria noi avevamo comunque anche con, ci siamo arrangiati e l'avevamo superata bene. Anzi, addirittura ci poteva scappare un gol per noi perché Menna davanti al portiere praticamente ha mancato una rete fatta. E sinceramente mancava poco e per noi sembrava che questo pareggio lo potevamo portare a casa senza problemi. Poi dopo c'è stata la giocata del singolo che ha fatto la differenza, e quindi complimenti all'Andrea, ha vinto questa partita. Seconda sconfitta consecutiva per il Bitonto, che dopo il passo falso interno contro il Fasano rimedia un altro KO sul campo del Nola. La formazione campana si impone 3-1 e con merito conquista 3 punti importanti per la salvezza. Prestazione poco brillante quella dell'11 di Pizzulli, che perde terreno in classifica. I padroni di casa partono benissimo e al nono trovano il vantaggio. Cross dalla destra e colpo di testa di Scelzo a pochi passi dalla porta che vale l'1-0. Il Bitonto reagisce e attacca alla ricerca del pari. Al 24esimo cross di Patierno per Turitto, che al volo manda alto di poco sopra la traversa. 3 minuti più tardi Picci su punizione c'entra in pieno il montante. La pressione bitontina trova il giusto premio al 39esimo. Cross dalla sinistra di Paradiso e colpo di testa vincente di Picci, che porta la sfida sull'1-1. Neanche il tempo di esultare per il pareggio che il Bitonto subisce la rete del 2-1 ad opera del campano Stoia. Nola in vantaggio all'intervallo. Il Bitonto accusa il colpo e inizio ripresa, capitola nuovamente, ancora cross in aria e perfetta inzuccata di Gennaro Esposito, che fissa il punteggio sul 3-1. È notte fonda per la squadra di Pizzulli, che abbozza un tentativo di reazione. Al 56esimo azione personale di Picci e palla al centro per Turitto, che calcia debolmente. Al 65esimo contropiede sull'asse Patierno Turitto, ma quest'ultimo viene stoppato dall'uscita provvidenziale di Grani Agnello, che blinda il risultato. Gli attacchi degli ospiti risulteranno sterili sino al triplo fischio. Primo successo stagionale per il Nola e secondo KO per il Bitonto, che domenica prossima sul terreno del Città degli Ulivi dovrà necessariamente invertir rotta nel derby contro l'Altamura. Noi abbiamo cercato di giocare, abbiamo avuto tante occasioni. Questi episodi, il primo gol, fuorigioco non fuorigioco, poi il secondo gol è stato ancora più assurdo, l'arbitro stava fischiando una punizione a nostro favore per fallo sul difensore, ci siamo distratti, palla dentro. Poco dopo aver pareggiato la partita, penso meritatamente la squadra, ecco, abbiamo avuto direi tantissime occasioni nel primo tempo,
in tutta onestà, insomma, ci hanno punito sulle due azioni più pericolose che hanno fatto. E questo è un periodo, avevo visto il Nori in altre partite, forse aveva creato tanto anche col Picerno e non era riuscito a far gol. Oggi devo dire ha fatto meno, poi addirittura ha iniziato il secondo tempo, non nemmeno il tempo di, c'è stato subito il 3-1 e come hai detto tu è stata una mazzata in quel momento dove noi cercavamo subito di rientrare in partita e dopodiché abbiamo provato con tutti i cambi, abbiamo cambiato qualcosa, ma è chiaro, non siamo riusciti, loro si sono praticamente chiusi tutti dietro la linea della palla, abbiamo avuto delle situazioni, siamo stati poco fortunati, però la squadra insomma, è caduta in piedi, è evidente, abbiamo interpretato bene la partita. Purtroppo è un periodo che veramente sono due partite che anche io, decisioni arbitrali così, e mi dispiace soprattutto per il secondo gol perché c'era un fallo su Montrone, lui stava fischiando, poi improvvisamente ha levato il fischiato dalla bocca, ecco, poi loro ne hanno approfittato, Montrone era fuori posizione. Ci va così, bisogna accettarli questi periodi e continuare la squadra, al di là del risultato penso che ha dimostrato insomma che ce la siamo giocati, il Nola sicuramente ha cambiato qualcosa a livello di tecnico e quindi devo dire che sì, ci ha messo leggermente difficoltà in alcune situazioni, però ecco, onestamente insomma è sempre un po' esagerato il 3-1. Finisce con un giusto 0-2 la sfida del vicino tra i padroni di casa del Gravina e la capolista Picerno, una gara quasi mai in discussione quella disputata nella cittadina murgiana e che ha visto la formazione lucana vincere e convincere. Dopo due successi consecutivi arriva una sconfitta per la compagine allenata da Mister Di Meo. Partono in avanti gli ospiti, al sesto il destro di Sant'Agnello si spegne di pochissimo al lato, al decimo è Coso Vanna a non trovare fortuna con un tiro fuori bersaglio e al 21esimo Conte manda fuori dopo una smanacciata provvidenziale di L'Oliva. Al 31esimo però il Gravina va vicinissimo al gol, Chiara Dia lancia a rete Santoro, il cui tiro a superare Coletta viene salvato sulla linea di porta da Fontana. La legge del gol sbagliato, gol subito, si materializza 6 minuti più tardi quando Langone infila in rete su assist di Vanacore. Si va a riposo con il Picerno avanti di un gol. Nella ripresa è sempre la capolista lucana a fare il match, al 50esimo la conclusione di Esposito dalla distanza è fuori bersaglio, 3 minuti più tardi Sant'Agnello tutto solo davanti all'Oliva spara clamorosamente alto, al 57esimo però l'attaccante Campano con una precisa conclusione di controbalzo insacca l'Oliva per lo 0-2. Il prosieguo della ripresa è un monologo del Picerno che va vicino al Tris ancora con la conclusione ravvicinata di Kosovan e la traversa colpita dall'Angone. Nel finale il Gravina prova a riaffacciarsi dalle parti di Coletta ma i tiri di Invida e Correnti fanno il solletico alla retroguardia lucana. Finisce 2-0 per il Picerno. Il Gravina domenica prossima sarà di scena lo Iacovone per il difficile derby contro il Taranto. Dimostrazione di forza, prova di solidità, prestazione da grande squadra. Il Cerignola infila la quarta vittoria consecutiva e consolida la seconda posizione in graduatoria nel girone H di Serie D ad una sola lunghezza dalla capolista Picerno. Vale oro l'affermazione 2-0 con un gol per tempo ottenuta sabato sera nell'anticipo dell'ottava giornata allo stadio Giraud di Torre Annunziata contro un sempre ostico Savoia. Dino Bitetto, come spesso è successo nel primo segmento di questa stagione, mescola le carte sia nel sistema di gioco che negli interpreti e propone dal primo minuto un 4-4-2 con Longo e lo Iodice come esterni alti e la coppia d'attacco composta da Lattanzio e Foggia, quest'ultimo decisivo con una doppietta nella vittoriosa gara casalinga con il Nola. Fanno subito sul serio i pugliesi, Foggia poco dopo verifica i riflessi di Savini abile a rifugiarsi in corner. Il Savoia gioca con determinazione ma è il Cerignola a rendersi ancora pericoloso, questa volta con Alessio Esposito che da posizione favorevole non c'entra il bersaglio. Il vantaggio ospite però è maturo ed arriva a metà frazione. Lattanzio lavora di sponda, Foggia cerca e trova Longo che si accentra, prende la mira e indirizza la sfera nell'angolino dove Savini non può arrivarci. 1-0, Ofantini vicini al raddoppio già prima della mezz'ora. Foggia calcia all'estremo dei campani, questa volta risponde presente. Provano a scuotersi i padroni di casa ma l'unico tentativo degno di nota arriva prima del riposo. Cacace prova ad incidere di testa ma la sfera si perde sul fondo. Cerignola avanti di un gol intervallo. Cerignola che gioca con grande personalità anche nel corso della ripresa e continua a fare la partita. All'ora esatta però, dopo una conclusione di Gatto neutralizzata in due tempi da Abagnale, il raddoppio diventa realtà. Lo Iodice sguscia via sulla corsia mancina e serve su un piatto d'argento una palla che Lattanzio di testa trasforma nell'acuto dello 0-2. Savoia in affanno, Savoia anche demoralizzato, Savoia che non sa proprio reagire e allora il Cerignola
gestisce il palcoscenico nell'ultima mezz'ora senza correre praticamente rischi. L'unico tiro in porta dei Campani arriva allo scadere, ma Gatto riesce a guadagnare soltanto un calcio d'angolo. Se ne torna a casa con i tre punti invece la squadra gialloblu, che propone una seria candidatura nella lotta al vertice. Pesante sconfitta casalinga e momento nero per il team Altamura, che sul terreno del Tonino d'Angelo subisce un pesante 0-3 per mano di un cinico e spietato Sorrento. Prestazione da rivedere quella della squadra murgiana, che non riesce a reagire dopo gli ultimi deludenti pari contro Pomigliano e Francavilla. Dopo una prima parte equilibrata sono gli ospiti a trovare il vantaggio al 19esimo. De Rosa dai 15 metri inventa una parabola perfetta che si insacca all'angolino dove Scarano non può arrivare. La reazione altamurana è affidata a Gagliardi, che però a due passi dalla porta si lascia ipnotizzare da Leone. Al 36esimo il Sorrento perviene anche al raddoppio sugli sviluppi di un corner Baccaro stende Di Prisco e per il direttore di gara è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Guarra, che realizza così lo 0-2. Biancorossi sotto shock e prima del riposo il velenoso destro di Montemurro trova l'opposizione di un attento Leone. Doppio vantaggio dei Campani all'intervallo. Ad inizio ripresa arriva anche il tris della formazione ospite. Azione di contropiede, palla per Gargiulo, che con un preciso diagonale beffa Scarano e va ad esultare sotto il settore ospiti. Un duro colpo per il morale dei biancorossi, che provano senza convinzione a riaprire il match. Il destro di Clemente termina di poco a lato, il tiro cross di Baccaro per poco non sorprende Leone, la punizione di Montemuro in una giornata stregata per i biancorossi si stampa sulla traversa. Nel finale il Sorrento potrebbe addirittura calare il poker, ma Scarano salva sulla conclusione ravvicinata di Cifani. Finisce 0-3 al D'Angelo, l'Altamura di Mister De Luca domenica prossima è atteso da un'altra probante sfida sul campo del Bitonto. Dopo due KO di fila e una magia su calcio di punizione di Bertacchi a regalare al Nardò tre importanti punti contro il Francavilla Insinni, il tecnico dei Granata Taurino sceglie un 3-5-2 con Chiaramateng e Cordella in avanti. Per i lucani di Lazio c'è classico 4-3-3 con Grandis, Dauria e Chiavarria in attacco. E partono subito meglio i padroni di casa, che al nono provano il gol d'autore con una volée di Cordella, fuori però non di molto, ma il gol del vantaggio è nell'aria ed arriva al 16esimo. Bertacchi prima si guadagna un calcio di punizione da posizione centrale sui 25 metri e poi calcia perfettamente sotto la traversa a Bolic, battuto. Il vantaggio locale però è una sveglia per gli ospiti, che due minuti dopo sfiorano subito il pari con Mattias Grandis, l'attaccante esterno è solo di fronte a Mirarco e calcia prima sul portiere e poi manda alto la ribattuta a porta sguarnita. Un solo minuto ed è sempre l'estremo difensore di casa a superarsi in due tempi su di un tiro cross di Thomas Grandi. Al 23esimo torna in avanti il Nardò con Chiaramateng, che prova un tiro mancino da fuori aria bloccato da Bolic. I ritmi scendono vertiginosamente, le due squadre calano di intensità, anche se a rendersi pericoloso è sempre il Francavilla. Al 39esimo è Dauria che prova un destro al volo da posizione defilata, ma ravvicinata sventa tutto, Mirarco in corner. Al 42esimo è sempre Mirarco a salvare tutto su di un colpo di testa botta sicura di Giordano. Non c'è però più tempo per la prima frazione, dagli spogliatoi tornano in campo due squadre molto sornioni. La gara diventa brutta ed il Francavilla perde anche Mattias Grandi al 24esimo per una doppia ammonizione, fallo duro su Versienti e secondo giallo del direttore di gara con ospiti in 10 uomini. Il Nardò prova ad approfittarne, dal 43esimo ha l'occasionissima per il raddoppio, Cordella lanciato a rete e atterrato da Giordano in piena area e calcio di rigore, e dal dischetto si presenta Bertacchi che calcia potente, ma Bolic intuisce e devia in corner. Il risultato però non cambia più ed il Nardò conquista tre punti fondamentali in attesa di un'altra delicata ed importante trasferta, questa volta però a Pomigliano. Dura 36 minuti il derby tra Fasano e Taranto, con gli ospiti in vantaggio per 1-0. L'arbitro ancora si infortuna e manda tutti anzitempo negli spogliatoi. Eppure sino a quel momento era stata una bella partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni davanti al pubblico delle grandi occasioni. Sul fronte Fasano il tecnico Giuseppe Laterza deve fare i conti con la defezione forzata di Anibal Montaldi, appiedato dal giudice sportivo, mentre resta sempre fermo il centrocampista Bernardini, che però va in panca con
così come Antonio Anglani. Nessuna novità rispetto alla formazione vista all'Opera a Bitonto. Il tecnico del Taranto Panarelli deve fare a meno di elementi di spicco come Marsili e Manzo, entrambi squalificati, che lo mettono nelle condizioni di dover rivedere la linea mediana del campo, ma il tecnico tarantino non rinuncia al suo classico 4-2-3-1. La partita vede le due formazioni partire ad alta velocità, ma per la prima palla gol bisogna aspettare il 12esimo, quando su sponda di Formuso Nadarevic spara alto. Al 17esimo contropiede fasanese con Tutti Santi, che scambia con Corvino, ma quest'ultimo calcia debolmente. Al 21esimo arriva il vantaggio ospite su azione d'angolo e Bova a svettare su tutti ed insaccare. Al 25esimo provvidenziale anticipo di Ganci in area su Massimo, mentre al 26esimo occasione per il Fasano per pareggiare. Lancio millimetrico di Nadarevic per Formuso, che però non trova la giusta coordinazione e spara alto. Poi l'infortunio dell'arbitro e triplice fischio che chiude la partita, che sarà ora ripetuta. Facciamo un salto al girone I della Serie D, il girone in cui è impegnato il Bari. Bari che è stato in trasferta, questa volta una trasferta sicula, particolarmente importante ad Acireale, e soprattutto una trasferta vittoriosa per i Galletti, con un match finito per 3-1. Andiamo subito però a vedere nel dettaglio i risultati e la classifica di questo ottavo turno del girone I di Serie D. Castrovillari, San Cataldese 2-1, Acireale, Bari 1-3, Città di Messina Rotonda 2-1, Gela Roccella 5-1, Igea Virtus Marsala 1-1, Locri Messina 0-0, Palmese Troina 2-1, Portici Nocerina 0-0, Turris Città Novese 3-0. Ed il successo odierno del Bari rilancia proprio i Galletti in vetta alla classifica con 20 punti, a seguire a grande distanza la Nocerina con 15, poi Gela, Locri 14, Palmese, Portici e Turris 12, San Cataldese, Città Novese 11, Marsala, Acireale, Castrovillari 10, Roccella 9, poi il Troina con 8 punti, Città di Messina 6, Igea Virtus e Messina 5, chiude il Rotonda con 3 punti. E ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo immediatamente con risultati e classifiche. Passo indietro al sabato, dove si è disputato il decimo turno della Serie C, in particolare del girone C, quello che vede impegnate le squadre Appulo Lucane. Importantissima la formazione del Potenza tra le mura amiche contro il Catania, turno di riposo per il Monopoli. Bene anche il Bisceglie a Catanzaro, un ottimo pari per la formazione di Ginestra, e invece male sia Matera che Virtus Francavilla, entrambe sconfitte in trasferta. Andiamo però a vedere nel dettaglio i risultati e la classifica di questo decimo turno. Catanzaro Bisceglie 1-1, Paganese Sicula Leonzio 0-1, Potenza Catania 3-1, Trapani Matera 2-0, Vibonese Virtus Francavilla 5-0, Viterbese Rieti 0-1, Juve Stabia Casertana 1-1, Siracusa Cavese 3-1, Rende Regina gara del 5 novembre, ha riposato il Monopoli. In classifica guida il Trapani con 21 punti, a seguire Juve Stabia 19, Rende Vibonese 17, Catania Sicula Leonzio 14, Casertana 13, Potenza 12, Catanzaro Cavese 11, Bisceglie Rieti 10, Virtus Francavilla 9, Monopoli Regina e Siracusa 8, Paganese 2, Viterbese con 0 punti, chiude il Matera con meno 4. Andiamoci a rivedere tutti quanti i gol di questa decima giornata delle formazioni proprio sia lucane che pugliesi. Decima giornata ricca di gol nel campionato di Serie C, Girone C. Due sconfitte, un pareggio ed una vittoria, il bilancio delle squadre Apulo-Lucane impegnate nella competizione. Partiamo dal Matera che cade 2-0 a Trapani, partita purtroppo a senso unico, quantomeno per le occasioni create. La prima rete siciliana arriva all'11esimo ed è un gran gol con la conclusione potente e precisa di Tao Gourde, un missile imprendibile, forse anche grazie ad una leggera deviazione. Nella ripresa archivia la pratica l'88esimo D'Ambros, conclusione in contropiede letale che costringe i Lucani a tornare a casa senza punti. Prossimo match per il Matera contro la Viterbese al Franco Salerno.
tonfo pesante per la Virtus Francavilla, 5-0 il risultato finale. A Vibo Valentia, vibonese cinica che non sbaglia nulla, prima rete al 22esimo di testa siglata da Bubas, raddoppio pochi minuti dopo al 26esimo con il tapin vincente di Taurino che ribadisce in rete dopo una corta respinta di Turrin, Brindisini bambola e terza rete che arriva al 33esimo ancora una volta con Taurino che segna facile facile quasi sulla linea di porta. 3-0 poco dopo mezz'ora. Nella ripresa la musica non cambia, anzi peggiora. Un Folo Runcio che viene espulso per doppio giallo dopo una simulazione in aria. La quarta rete arriva al 71esimo con Bubas, doppietta anche per lui. Quinto ed ultimo gol siglato da Zani all'85esimo, ennesima azione con gli attaccanti locali lasciati da soli di fronte alla porta. La Virtus Francavilla proverà a riscattarsi nel prossimo turno con il Siracusa. Ancora un pareggio per il Biceglie a Catanzaro, i pugliesi agguantano l'1-1, tutto sommato positivo, aprono le marcature proprio i nerazzurri al 35esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la rete di testa è firmata da De Sena. I calabresi trovano il pari nella ripresa con Figlio Meni al 52esimo, un tapin vincente dopo la prima respinta di Crispino. Prossimo match per il Biceglie in casa contro il Monopoli nel derby tutto pugliese. Infine torna la vittoria in campionato il Potenza, battuto 3-1 il Catania, prima rete al 12esimo con Carlos Franza di testa, quinta rete per lui in 5 gare, raddoppio al 26esimo con la conclusione a giro precisa di Strambelli che manda in estasi i tifosi, sembra tutto in discesa e invece al 38esimo Biagianti accorcia le distanze con un tiro imprendibile spettacolare, si va al riposo sul 2-1 ma nella ripresa i lucani allontanano pericoli e paure al 57esimo con la rete di Guaita che di testa fa 3-1, per Guaita è la prima rete tra i professionisti. Prossimo match per il Potenza in trasferta contro il Rieti. Scendiamo in Eccellenza dove c'è una nuova capolista, si tratta del Casarano vittorioso nel derbissimo contro il Gallipoli, sconfitta invece nella stracittadina il Molfetta Calcio, una sconfitta a sorpresa, vittoria per la Molfetta Sportiva che non occupa più l'ultima posizione, vittorie invece nel derby della BAT per la Vigor Trani e vittoria anche in trasferta per il Barletta a Corato, ma andiamo a vedere nel dettaglio i risultati di questa nona giornata del torneo di Eccellenza pugliese. Avetrana San Severo 2-2, Atletico Vieste Forti Saltamura 1-1, Brindisi Terlizzi 3-1, Corato Barletta 0-1, Gallipoli Casarano 1-2, Molfetta Calcio Molfetta Sportiva 0-1, Otranto Mesagne 1-0, Vigor Trani Unione Calcio Biceglie 1-0. E in classifica, come detto, c'è una nuova capolista, si tratta del Casarano con 20 punti, a seguire il Brindisi con 17, poi a 15 un gruppone di squadre con Gallipoli, Molfetta Calcio, Vigor Trani, Terlizzi e Fortis Altamura, a 14 l'Otranto, a 13 il Barletta, 11 Atletico Vieste, 9 per Avetrana e Corato, 7 punti per Unione Calcio Biceglie e Mesagne, 6 punti per la Molfetta Sportiva, chiude il San Severo con 4 punti. Anche qui ampia sintesi del torneo di Eccellenza con tanti servizi e diverse voci, andiamoceli a godere. La Vigor Trani archivia di misura la pratica Unione Calcio Biceglie, allunga 5 la striscia di risultati utili consecutivi e continua il suo rilancio in campionato. Il Biceglie, dopo un punto conquistato col Barletta domenica scorsa, mette in mostra importanti miglioramenti grazie all'arrivo del neotecnico Mimmo Di Corato, ma ancora non sufficienti per rialzare la testa. Partita ostica con squadre che praticamente si annullano per tutti i 90 minuti. Nessuna vera occasione lampante se non la rete decisiva arrivata nella ripresa. Fischio d'inizio e i primi 20 minuti sono decisamente di studio da parte delle due compagini. La prima conclusione arriva al minuto 19 con il destro di Albrizio che termina a lato senza destare timori. Al 23esimo punizione di Negro, sul pallone arriva Venza che la mette dentro, ma l'assistente rivela un tocco di mano dell'attaccante ed allora si riparte da calcio da fermo.
Al 27esimo ancora padroni di casa in avanti con il colpo di testa di Musa che spara alto da buona posizione. Al 29esimo pallone in aria per Venza che decide di non calciare, l'appoggio sui piedi di Negro e conclusione da dimenticare. Al 40esimo prova a farsi vedere l'Unione Calcio con la conclusione di Altares, lasciato solo in aria, traiettoria deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner, conclusione di Daddato da buona posizione, ma Petranchi attento e pare in presa. Nel finale ci prova Negro direttamente da calcio di punizione, sfera che rotola al lato di non molto, si va a riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo il derby della BAT riprende a ritmi blandi, l'unica conclusione nei primi 25 minuti è firmata da Trigiani, ma la sua traiettoria è fin troppo centrale. Al 25esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, arriva il vantaggio della Vigortrani, cross mancino di Prete e colpo di testa vincente di Musa che schiaccia la palla e supera Lullo. E 1-0 per i padroni di casa con il comunale di Trani in festa per la rete arrivata quasi inaspettatamente. Il Biceglie non ci sta e al 32esimo arriva una palla pericolosa nell'area tranese, deviazione al cardiopalma, ma Petranca è attento e blocca la sfera. Al 44esimo parte il contropiede della Vigor sui piedi di Muciaccia, conclusione da dimenticare. Al 47esimo i ragazzi di Scaringella si complicano la vita e Guerra è costretto a spendere un fallo tattico che gli costa il secondo giallo e conseguente espulsione. L'Unione Calcio cerca la zampata finale con lanci lunghi ma senza ottenere gloria. L'ultima conclusione del match è sui piedi di Colella che tuttavia manda le stelle. Triplice fischio e vittoria per la Vigortrani per 1-0. Biceglie che manca l'appuntamento con la vittoria dal 7 ottobre 2-1 contro il Mesagne. Necessario un cambio di passo per ottenere la salvezza. L'effetto Dicorato comincia a dare i primi frutti quantomeno nel gioco. Vigortrani che continua il suo momento positivo. Il vero esame di maturità sarà domenica prossima in casa del Casarano. Mister, se non andiamo errati sono 11 punti nelle ultime 5 partite. Un cambio di marcia è davvero importante per la Vigortrani. Sì, le ultime giornate dicono questo, ma nel calcio quello che si è fatto ieri già non conta più, quindi godiamoci mezza giornata di insomma, questa vittoria e poi da martedì ci rituffiamo per Casarano. Sappiamo che era difficile oggi continuare su quella striscia positiva dei 4 risultati, però i ragazzi sono stati veramente encomiabili dal punto di vista dell'abnegazione, della voglia, del carattere. Abbiamo saputo soffrire nei momenti giusti e colpire anche con un pizzico di fortuna al momento giusto. Si aspettava una partita così difficile con Unione Calcio a caccia di punti, diciamo disperatamente anche, insomma la sua Vigortrani ha reagito bene, seppur soffrendo magari in alcuni tratti. Assolutamente sì. Leggiamo i nomi che compongono la rosa dell'Unione Calcio e ci sono nomi importanti. Quindi ci aspettavamo una partita difficilissima in virtù anche del fatto che avevano cambiato allenatore domenica scorsa, avendo anche ottenuto un punto importante dopo una prestazione importante. Quindi ci aspettavamo tante difficoltà. È chiaro che bisogna soffrire. I ragazzi sono stati bravi. Ripeto, a soffrire nel momento giusto senza concedere tantissimo e siamo stati, ripeto, anche un po' fortunati ma bravi a colpire nel momento opportuno. Mister, qual è la sua analisi di questa partita persa insomma, di misura dopo una partita sofferta dove si è lottato dal primo all'ultimo minuto? Beh, sofferta non proprio, non ho visto il nostro portiere fa parate ed è una delle prime volte che perdo una gara senza che il portiere tocchi una palla. Partita svolta a metà campo, si è giocato sull'episodio, sono stati bravi loro a sfruttare l'episodio, però una partita che era incanalata in un risultato da 0-0. La sofferenza nel senso di grande lotta a centrocampo, insomma, c'è stato poche azioni vere e concrete a ambo le parti, quindi insomma una voglia di lottare in questo senso. Dico. Sì, sicuramente due squadre che si sono annullate anche a vicenda, a un certo punto avevano loro il pallino in mano, un po' l'avevamo noi, niente, una partita da risultato da 0-0, voglio dire, comunque è andata così, pazienza, bravi loro, si giocava sull'episodio, sono stati bravi loro. Beh, questa è la seconda settimana, ho trovato l'organico è questo, ci sarà da migliorarlo perché la società vuole raggiungere l'obiettivo al più presto della salvezza, un obiettivo primario,
cercheremo di attrezzarci in questo senso. Colpaccio Barletta ora veramente a ridosso della zona playoff, sconfitto per la terza volta in casa invece il Corato, che non riesce proprio a venirne a capo di una situazione preoccupante. Questa volta la gioia è tutta dei biancorossi scesi in campo in maglia nera che espugnano il prato del comunale con il punteggio di 1-0, collezionano il quarto risultato utile consecutivo, due vittorie ed altrettanti pareggi, e danno una consistente sterzata alla propria avventura nel campionato di eccellenza. Partita, quella valida per la nona giornata maschia, e caratterizzata da grande nervosismo. Il Barletta recupera per la panchina Telera, reduce da un infortunio, confermati al centro della difesa Aprile e Bruno, per il resto spazio all'11 annunciato. Il Corato, alla prima sconfitta dalla gestione Zinfolino, deve rinunciare oltre a Lungo, De Gente e Leuci tra i pali anche due pedine importanti come De Santis e Morra. Ospiti pericolosi già dopo un minuto. Lo specialista Scialpi non bada ai fronzoli su calcio piazzato, ma la traversa gli nega la gioia del gol d'autore. Replicano i padroni di casa con due colpi di testa. Il primo è di Manzari, il secondo porta la firma di Sguera, uno dei tanti ex di turno, ma il risultato è identico. Cresce il Barletta, gran palla di Scialpi per Varsi che conclude male sul primo palo. Il gol del vantaggio arriva a metà frazione. Corner dello stesso Scialpi e colpo di testa vincente di Il Russo al secondo centro consecutivo, dopo quello di Biceglia con l'Unione Calcio. 1-0, insiste la squadra di Franco 5 sugli sviluppi di un corner battuto dallo stesso Scialpi. Diomande conclude di poco a lato con il destro, schema d'angolo dalla parte opposta anche per il Corato, ma la conclusione di Sisalli, altro ex da dimenticare, è prima del riposo. Il giovane D'Angelo, classe 2000, azzarda l'uscita e rischia tanto sul pallonetto di Negro, ancora un ex che si perde sul fondo. 1-0 Barletta all'intervallo. La ripresa si apre ancora nel segno degli ospiti. Lo Russo sceglie la soluzione in lob a scavalcare l'estremo nero-verde, ma non c'entra lo specchio. Contropiede dei biancorossi, Negro controlla magistralmente, entra in area avversaria e dimostra grande altruismo servendo Lo Russo, che però si fa anticipare dall'ottimo Cannito. Altra chance per il raddoppio a metà frazione per l'attaccante dei barlettani, che però perde l'attimo buono davanti a D'Angelo, poi sugli sviluppi dell'azione il palo a salvare i padroni di casa sulla conclusione di Varsi a botta sicura. Prova a scuotersi la squadra di Zinfolino sugli sviluppi della punizione calciata da Sisalli. Zinetti alza troppo la mira, poi è lo stesso difensore nero-verde a 10 minuti dal 90esimo a commettere fallo e a beccarsi il secondo giallo. Barletta in superiorità numerica, Barletta che sfiora il gol su punizione con Scialpi, superlativa questa volta la replica di D'Angelo. Nel finale poi finisce anzitempo sotto la doccia anche la macchia, che ferma così Sguera e si prende la seconda ammonizione. Parità numerica ristabilita, succede poco o nulla sino al triplice fischio, compresi i minuti di recupero. Il Barletta si porta a due sole lunghezze dalla zona playoff. Il Corato invece perde ulteriormente quota dall'alta classifica. Le due squadre si ritroveranno di fronte il 15 e il 29 novembre per la doppia semifinale regionale di Coppa Italia Dilettanti. Corato troppo brutto per essere quello vero? È un Corato che non ha saputo reagire dopo il gol subito, come è stato fatto in altre occasioni. A noi dispiace, ormai l'arbitro ha fischiato, dobbiamo iniziare a lavorare da martedì per pensare subito alla gara di domenica contro l'Unione. Ricordiamoci che abbiamo la semifinale di Coppa Italia fra due settimane, sempre contro il Barletta, quindi non possiamo fermarci ora, dobbiamo semplicemente continuare a lavorare. Perché questa squadra non riesce ad esprimere la qualità che ha sul rettangolo di gioco? Abbiamo tanta qualità e stiamo lavorando proprio per quello, stiamo lavorando mentalmente più che tecnicamente, perché dobbiamo portare il lavoro fatto in settimana alla domenica. Purtroppo non è facile e le qualità tecniche non si discutono, ma nel calcio tutto parte dalla testa, dalla mentalità, dall'approccio alla gara e da altre situazioni extra campo. Quindi dobbiamo lavorare su questo e dobbiamo cercare di migliorare già da martedì. Può essere la vittoria della svolta? Ce l'auguriamo. Come ho sempre detto, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Come ha detto pure il vostro collega, eravamo proprio arrabbiatissimi dalla prestazione che c'è stata a Bisceglie e abbiamo raccolto proprio pochissimo. E quindi in questa settimana abbiamo abbassato la testa, abbiamo lavorato proprio a 2000.
vi sentite forti? Vi sentite di poter lottare anche per posizioni importanti? Noi, chi fa questo mestiere, per forza si deve sentire forti. Poi stiamo in una piazza come Barletta dove non possiamo mai abbassare la concentrazione. Ci dispiace pure che non ci sono i nostri tifosi al seguito, perché potrebbe essere un'arma in più. Però noi da oggi, secondo me, riparte un altro campionato. C'è l'impianto per qualche punto di troppo lasciato per strada, o a questo punto si azzera tutto? No, c'è un rammarico clamoroso, perché noi siamo degli esseri umani e analizziamo con l'allenatore, lo staff e tutti, la società, partita dopo partita. E c'è un rammarico pesante, perché potevamo avere 4-5 punti in più. Derby dalle mille emozioni. Al comunale di Molfetta si materializza la clamorosa vittoria della Molfetta Sportiva contro il Molfetta Calcio per 1-0. Le due squadre passano due momenti differenti. La Molfetta Sportiva non vince dalla prima giornata ed è ultima insieme al San Severo, mentre il Molfetta Calcio si presenta al match con un filotto di 4 vittorie consecutive. La partita si infiamma già all'ottavo minuto. Cesareo conquista palla da un pasticcio difensivo, si dirige verso la porta ma viene fermato da Elia. Per l'arbitro non ci sono dubbi, è rosso diretto. Gara che potrebbe tornare in parità numerica al quarto d'ora. Ventura riesce ad ingannare la linea difensiva avversaria, superando pure il portiere, ma Touré lo placca. Il direttore di gara questa volta non usa il pugno duro e ammonisce il numero 5, con le vibranti proteste dei giocatori di casa. Dal calcio di punizione ottenuto, Vitale regala solo la gioia dell'illusione del gol. Al 18° minuto, Bartoli crossa in mezzo per Vitale che calcia al volo. Tiro centrale respinto da Orizzonte. La palla ritorna al numero 10 che ci riprova, ma la sua conclusione questa volta è deviata in corner. Alla metà del primo tempo, Vitale calcia ancora dal limite dell'area ed Orizzonte respinge di nuovo. Alla mezz'ora Vitale serve Ventura che calcia, ma Orizzonte è una saracinesca e mette in corner. Sul finire del primo tempo arriva l'inaspettato gol avversario. Antonelli sulla fascia mette in mezzo per i suoi compagni, ma il suo traversone finisce in porta e Petruzzelli non riesce a tenere bene la palla che termina in rete. Il primo tempo si chiude con il clamoroso vantaggio degli ospiti. La ripresa si apre con la scintilla di Zambetta, che si rende pericoloso calciando in aria, ma Petruzzelli è attento e respinge. Al terzo minuto Vitale ci prova dalla distanza, la sfera sfiora la traversa. Al decimo minuto Vitale batte il corner servendo Andriano, che si aggiusta la palla e calcia, ma Orizzonte con un colpo di reni respinge ancora una volta. Al 26° minuto tiro di Legari da calcio di punizione respinto con i pugni da Orizzonte. Al 41° minuto arriva la seconda espulsione per la squadra di casa. Bartoli commette fallo su Cesareo e riceve il secondo giallo, lasciando la sua squadra in 9 uomini. Sul finire di partita, assedio totale del Molfetta Calcio. Vitale calcia una sassata in porta che scheggia il palo interno e infine viene parato in 2 tempi da Orizzonte. Al 49° minuto il direttore di gara espelle il terzo giocatore del Molfetta Calcio per un fallo di frustrazione. Il derby finisce con l'incredibile vittoria della Molfetta Sportiva, che conquista la sua seconda affermazione in campionato. Si interrompe proprio nella stracittadina, invece, la lunga serie di successi per la squadra di Pino Giusto. Domenica la Molfetta Sportiva ospiterà in casa il Gallipoli, mentre il Molfetta Calcio giocherà contro la Fortis Altamura in trasferta. Mister, oggi una partita stregata, alla fine ha funzionato tutto, ma che cosa dice lei? Funzionato tutto a favore degli avversari. Sì, una partita stregata, una partita che è partita male purtroppo con l'espulsione, credo al nono del primo tempo, di un nostro difensore. Abbiamo avuto delle difficoltà a realizzare, man mano che passavano i minuti, il fatto che si chiudessero molto sotto la linea della palla, abbiamo trovato difficoltà alla ricerca del gol, anche se di occasioni in tutta onestà ne abbiamo avute tante. 4 gol, un rigore sbagliato ed un'espulsione. Match dalle grandi emozioni, quello andato in scena al Fanuzzi tra Brindisi e Terlizzi. 3-1 il risultato finale tra le due compagini che si sono date battaglia sino all'ultimo secondo. Il tecnico di casa Olivieri disegna per la prima volta un 4-3-3, mentre Anaclerio sceglie la sua formazione tipo. Davanti Petrosino è titolare, parte dalla panchina in gredda. Pronti via e il Brindisi si porta subito in vantaggio al minuto 3 con Quarta che serve bene Procida, l'attaccante salva Amoruso e sigla l'1-0 per i padroni di casa.
I ragazzi di Olivieri non si accontentano e provano a spingere. Al 28esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, conclude di testa Iannicello, palla che termina sul fondo. Al 45esimo arriva il raddoppio del Brindisi, azione corale sull'asse Procida, Ruscigno, Marino, quarta, ed è proprio quest'ultimo a bucare la porta difesa da Amoruso. Il primo tempo si conclude con il Terlizzi sotto di 2-0. Nella ripresa i ragazzi di Anaclerio tornano in campo con una marcia in più e provano ad accorciare le distanze. Al minuto 2 Bitetti colpisce di testa sugli sviluppi di un corner, la Cirignola salva il risultato. Un minuto dopo ancora corner, Maselli tutto solo mette la palla in rete, ma l'arbitro non convalida il gol per un presunto fuorigioco del difensore ospite. All'ottavo contropiede del Brindisi, concluso male da Giunta che non ne approfitta. Partita adesso decisamente vivace. Al decimo l'episodio che anima ancor di più il match: Antenucci interviene malamente su un difensore del Terlizzi, per l'arbitro è espulsione diretta, padroni di casa in 10 uomini. Pochi secondi dopo ecco la rete degli uomini di Anaclerio, Caruso trova la zampata vincente al volo e dimezza lo svantaggio. Al 23esimo ci prova Marino, ma la sua conclusione termina al lato da buona posizione. Al 28esimo quarta viene atterrato da De Chirico e per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso quarta, destro violento, ma l'estremo difensore del Terlizzi, entrato nella ripresa per Amoruso, respinge. Partita ancora in bilico. Al 50esimo punizione dal limite del Terlizzi, traiettoria ribattuta dalla barriera, parte il contropiede e Girardi chiude definitivamente i conti, proprio mentre i baresi cercavano con insistenza il pareggio. Triplice fischio e 3-1 il risultato finale. Sono tre le partite senza vittoria del Terlizzi dopo un inizio di campionato più che positivo. Brindisi che sorpassa i baresi e si mette in scia al Casarano in seconda posizione solitaria. Passiamo al calcio a 5, in particolare partiamo subito dalla Serie A2, giunta la quinta giornata. Il girone C, cioè quello dove sono impegnate le formazioni pugliesi, c'è una importante vittoria del Rutigliano in casa del Cassano, mentre male ancora Futsal Bisceglie e Christian Barletta. Ma andiamo a dare subito uno sguardo ai risultati di questo quinto turno nel dettaglio e alla classifica. Futsal Marigliano, Futsal Bisceglie 7-2, Atletico Cassano, Rutigliano 1-2, Signor Prestito CMB, Christian Barletta 14-4, Real Rogit, Futsal Cobà 6-3, San Michele Castelfidardo 3-2, Sandro Abate Salinis 6-1. E in classifica resta un tandem in vette, cioè Sandro Abate, Signor Prestito CMB con 15 punti, poi c'è il Futsal Marigliano con 12, Cassano e Futsal Cobà con 10, Real Rogit e San Michele 9, Rutigliano 6, Salinis 3, chiudono Futsal Bisceglie, Castel Fidardo e Christian Barletta con 0 punti. Andiamo a vedere la gara Futsal Marigliano, Futsal Bisceglie, terminata con il risultato di 7-2. Continua il negativo inizio di stagione per il Futsal Bisceglie, che in campagna incassa la quarta sconfitta consecutiva per mano di un ottimo Futsal Marigliano composto da calcettisti di categoria. I nerazzurri cedono le armi con il punteggio di 7-2 dopo una gara condotta sin dalle prime battute dai padroni di casa. Vantaggio Marigliano dopo appena 4 minuti con il tap-in di Ibrahim Gowati. Il raddoppio arriva 2 minuti più tardi, sempre con Ibrahim che approfitta di un errore del bisceglise Giuninho. Passano appena 20 secondi ed è già 3-0 per i campani. Assegno Francini, ben servito da Ibrahim. Prima del riposo la squadra di Capursi prova a rialzare la testa ed accorcia le distanze su tiro libero con Molaro, 3-1 all'intervallo. Nella ripresa il destro volante di Ferrucci vale il 3-2 che sembra riaprire il match, ma il Marigliano si dimostra squadra arcigna e compatta. Francini in contropiede sigla la rete del 4-2 al nono minuto. Al 14esimo l'invenzione di Felipe Alves vale il 5-2. Nel finale ancora Ibrahim e poi Francini chiudono definitivamente la contesa sul 7-2. Ancora un pesante passo falso del Futsal Bisceglie, che resta fermo in classifica a 0 punti, e sabato prossimo al Paladolmen sarà necessario far punti nello scontro diretto con il Castel Fidardo. E scendiamo alla Serie C1, un girone che vede in vetta alla classifica la Just Mola, vittoriosa nella gara contro il Taranto, sconfitto invece il Futsal Andria in casa contro il Futsal Brindisi. Ma andiamo a vedere subito nel dettaglio i risultati e la classifica di questo decimo turno.
Apulia Sport San Ferdinando 5-8, Conversano Monte Sant'Angelo 4-5, Palo del Colle Castellaneta 4-4, Futsal Andria Futsal Brindisi 4-8, Futsal Barletta ed Italia Calcio a 5 2-2, Just Mola Taranto Calcio a 5 4-3, Ostuni Trulli e Grotte 4-6, Bitonto Monopoli 2-5. E in classifica, come detto, guida il Just Mola con 23 punti, Trulli e Grotte 22, Futsal Barletta e Ostuni 20, ed Italia Calcio a 5, Futsal Andria 19, Monte Sant'Angelo 18, Monopoli 16, Futsal Brindisi e Bitonto 15, Conversano 13, Palo del Colle 10, San Ferdinando 7, Castellaneta 6, Taranto Calcio a 5, 5 e Apulia Sport chiude con 0 punti. Andiamo a rivivere le emozioni della gara Futsal Andria Futsal Brindisi, terminata con il risultato di 4-8. Una sconfitta pesante nella forma e nel risultato, la seconda consecutiva in campionato, la prima tra le mura amiche. Un sabato da dimenticare per la Florige, l'Andria, che priva degli squalificati Leone e Iodice, viene battuta 8-4 da un coriaceo Futsal Brindisi, molto più in palla del team di Bizzoca dopo le fatiche di Coppa. Il match prende la giusta direzione per il team andriese, che passa in vantaggio dopo appena un minuto con il rasoterra di Vincenzo Guerra. Due minuti dopo è già raddoppio dei padroni di casa, assist al bacio di Guerra e diagonale vincente di Calabrese. 2-0 e gara che sembra non avere storia, ma la squadra di Bizzoca si scioglie come neve al sole. Guerra manca il tris tutto solo davanti a Paradiso, poi il Brindisi accorcia le distanze con Caselli, che trova Scarcelli impreparato sul primo palo. Un gol che manda letteralmente in tilt il team di Bizzoca al decimo conto e sigla il 2-2 beffando nuovamente Scarcelli. Il palo colpito da Guerra due minuti più tardi fa capire che la giornata sta prendendo una piega diversa e al 14° arriva la rete di Romano, che ribalta il risultato in favore dei brindisini. Prima del riposo la difesa azzurra si addormenta e Caselli sfrutta lo schema su punizione e realizza il gol del clamoroso 2-4. Nella ripresa ci si attende la reazione dei padroni di casa, ma dopo appena 20 secondi il Brindisi usufruisce di un calcio di rigore per un netto fallo di mano in area di Rutigliani. Sul dischetto si presenta Caselli, che insacca sotto la traversa il 2-5. Calabresi accorcia le distanze con una perfetta conclusione volante, ma un altro episodio negativo condanna nuovamente gli azzurri. Romano calcia a porta sguarnita e trova l'opposizione di Soma, che colpisce con la mano. Ancora calcio di rigore per il Brindisi ed espulsione per il laterale bianco-azzurro. Sul dischetto ancora Caselli, implacabile, realizza il poker personale, la rete del 3-6. Match in archivio e Brindisi nuovamente in gol con il tap-in vincente di Spagnolo per il 3-7. Gli ospiti esauriscono il bonus falli. Dal dischetto più lontano ci va Calabrese, ma calcia alto. Poi è il turno di Guerra, che realizza la rete del 4-7. Nel finale Bizzoca schiera anche il quinto di movimento, ma sono i messapici ancora una volta a colpire con il rinvio del portiere Paradiso, che si insacca a porta sguarnita per il 4-8 finale. Un pesante passo falso per i biancoazzurri, che restano fermi a quota 19 punti al quinto posto in classifica, e da sabato prossimo avrà inizio un trittico terribile lontano da casa, partendo dal match in programma a Castellana contro il Trulli e Grotte, secondo in graduatoria. E con questo era davvero tutto, non mi resta che ricordarvi il palinsesto sportivo del lunedì di Telesveva, in diretta a partire dalle ore 15 con Eccellenza di Puglia e il salotto di Mario Borracino, in cui gli ospiti parleranno di Serie D ed Eccellenza, per poi arrivare invece alle ore 21 con Pane, Amore e Fidelis e gli ospiti della formazione andriese con Luca Guerra, Peppino Ernesto e Damiana Sgaramella, per commentare il successo interno contro il Pomigliano della Fidelis. Non mi resta ancora invece che ricordarvi il classico appuntamento con risultati e classifiche, sempre la domenica, sempre sul canale 17, sempre alle 22:30. Arrivederci.